Ritorniamo in onda da Saggi Divini allo studio 1 di Radio Icaro Rubicone e Icaro TV. E siamo News Rimini TV. News Rimini TV. E YouTube e tante cose nei computer di tutte le persone. Verissimo, con assaggidivini.it. Abbiamo lasciato Tullio d'Episcolo che suonava i tamburi. Non so. Simpatico, eh? Simpatico, sì, sì. Poi i tamburi, cioè, li suonava troppo. Sì, ci ha fatto girare un po' i piatti. E va bene. Diciamo la verità, è veramente un bravo percussionista, un bravo batterista. E... Bravo, basta. Basta. Bravo, però basta, eh. E ritorniamo in onda a parlare di vino, a parlare di arte, di letteratura, parliamo di libri. E... Parliamo di assaggi divini ed arte. Parliamo di sempre di donne, perché è serata comunque dedicata un po' alle donne. E abbiamo chiamato per questa cosa due scrittori che sono stati già ospiti ad Assaggi Divini. Nel ti ricordi per Capodanno abbiamo fatto una puntata con loro? Ma sì, dai, qualcosa mi ricordo. Ma dove ci hanno regalato tante belle ricette anche per il cenone. Ah, sì, me ne ricordo. Stiamo parlando di Gigi e... Gigi e Clara Padovano. Ciao Gigi, sei in onda? Siamo in linea, buonasera. Sì, grazie Gigi, qua. Scusami Gigi. del momento, magari. È un piacere riavervi qua. Sì, sì, si è appena festeggiata la festa della donna e noi un po' il nostro libro Italia Buon Paese raccontiamo anche il ruolo delle donne, diciamo, nella storia della cucina italiana. Io però vorrei partire, poi passo la parola a Clara, che si è dedicata particolarmente ad alcuni personaggi, diciamo, che hanno fatto la storia della cucina italiana. Vorrei darvi qualche informazione che forse non è abbastanza nota su quante sono le donne chef stellate in Italia, cioè con la stella della guida Michelin. Lo vogliamo sapere, esatto. Perché non è siccome si dice spesso che, diciamo, la ristorazione è in mano agli uomini, è abbastanza vero, no? Per cui anche tutti i chef, diciamo, più famosi sono uomini. Beh, insomma, mi sono fatto dare le informazioni della guida Michelin per un articolo che è uscito qualche giorno fa sul quotidiano Leggo, perché tutti i martedì facciamo questo quotidiano Free Press Roma Milano, facciamo questa pagina di sapori. Ebbene, 295 sono i ristoranti con delle stelle, no? Sì. E di questi 44 hanno al timone una donna, cioè il 15% solamente. Beh, però c'è un qualcosa di più buono, cioè quindi le quote rosa o le cuoche rosa sono poche in Italia. Però è vero una cosa, che siccome di questi stellati 7 hanno le famose 3 stelle, cioè quello migliori, ebbene di questi 7 ben 2, cioè Nadia Santini dal Pescatore Canneto sull'Oglio, provincia di Mantova, e Luisa Valazza al Sorriso di Sorriso, provincia di Novara, sono in mano appunto delle donne. E poi ho scoperto un'altra cosa con questa inchiesta, che esiste un'associazione di Lady Chef, che sono 300 soci con 70 gruppi in Italia, che praticamente fanno parte di questo Feder Cuochi, che è l'associazione che raccoglie circa 2000 ristoratori patron con chef, diciamo. E questa signora Gabriella Bugari di San Benedetto del Tronto, che ci ha detto che ormai questa associazione sta crescendo e si vogliono battere, fanno dei concorsi, fanno delle manifestazioni. Credo che ne abbiano fatta una anche recentemente proprio dalle parti vostre in Emilia-Romagna. Quindi, insomma, devo dire che le donne, le cuoche rosa, cercano di farsi strada. Ma poi chiaramente sono anche meno dei loro colleghi uomini. Quindi bisognerebbe vedere quali sono le percentuali di cuoche stellate rispetto ai loro colleghi uomini, in funzione anche del numero, no? Sì, quello detto, il 15%, quindi non è che, però no, chiaro, il 15% che... stellato, però bisogna vedere quante sono, cioè su un totale, se gli uomini in cucina, gli uomini chef sono 10 volte quelle che sono le donne chef, ecco che la loro incidenza sulle stelle, certo, diventa maggiore, quindi... Ma quello è l'unico modo che si può sapere, diciamo, per vedere, appunto per vedere quante sono. In realtà poi probabilmente nei ristoranti familiari, nelle trattorie, nelle osterie sono invece veramente, molti più, cioè, come si maggioranza. Dice in Emilia Romagna, le arisdore sono quelle che tengono che in mano avanti i fornelli. Sì, i fornelli. Certo.
Quello è vero, grazie a questa cosa, diciamo che forse è una di queste notizie che un po' ci rinfrancano, ma comunque è vero che nella cucina la donna poi è stato il primo, diciamo, campo dove è riuscita anche a rivendicare il ruolo principale, anche per un po' anche dovuta alla famiglia. No, è un po' sì, anche poi anche da lì anche un momento progressivo di importanza, insomma. Sì. Beh, molti hanno voluto dire adesso usciamo dalla cucina per occupare delle professioni più importanti, ma in realtà adesso qui si sta parlando di top della cucina. Ecco, vi passo Clara al telefono proprio perché nel libro si è poi occupata di alcune figure importanti che sono fra le due guerre, con dei bei brani che ha trovato nei libri d'epoca. Infatti, già l'ultima volta già aveva lanciato l'argomento. Ciao Clara. Clara! Ciao a tutti! Meno male, abbiamo una donna al telefono in quest'oggi che celebriamo la giornata della donna. E sì? Già l'ultima volta ti abbiamo lasciato, anzi, ci avevi lasciato annunciando questo argomento. E io me lo sono segnato, perché qual è il momento migliore che l'8 di marzo per parlare di queste persone? Sì, certo. Beh, intanto dobbiamo dire che la prima donna che ha scritto il ricettario più famoso è Ada Boni, che è nata nel 1891 quando Pellegrino Artusi ha editato il suo manuale molto importante, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, e Ada Boni e diciamo figlia d'arte, nipote d'arte, in quanto era nipote di un celebre cuoco romano e scrittore, Adolfo Giaquinto, che è stato il fondatore del primo periodico di gastronomia italiana dal titolo Il messaggero della cucina. Bene, Ada Boni, pensate, appena 24 anni, nel 1915, fonda una rivista di economia domestica chiamata Preziosa, e in cui tutte le massaie borghesi dava delle non solo ricette di cucina, ma tanti consigli di economia domestica. Nel 1925 Ada Boni pubblica proprio il suo libro più noto, che è il famoso Talismano della felicità, con piatti che naturalmente danno già un'idea della cucina italiana, con una forte caratterizzazione regionale, e erano piatti molto legati alla tradizione. In questo testo è molto interessante quello che lei scrive nella prefazione, nelle seconda edizione del 1927, che poi nelle altre edizioni non ci sarà più, e che ci fa anche capire com'era lo spirito di quell'epoca. Dice: voi molte signore e signorine che ben sapete suonare il pianoforte, cantare con grazia, qualcuna di voi ha anche dei titoli di studi superiori, alcune conoscono le lingue moderne, qualcuna è esperta nel tennis e nel golf, o addirittura guida con salda mano il volante di una sua automobile, bene, non tutte certo siete, facendovi un esame di coscienza, siete in grado di saper cuocere alla perfezione due uova alla cocca. Per cui dice: è molto importante per voi signorini che vi avviate a realizzare il vostro sogno d'amore, ecco, imparare a portare al vostro compagno non solo delle belle doti di mente e di cuore, ma anche una perfetta conoscenza dell'arte della cucina. Clara, se rimani con noi, facciamo un passaggio musicale. E ti dedichiamo questo splendido brano di Eric Clapton, e te lo dedichiamo tutti te. Laila. Grandissimo classico del soul rock, è vero Michele? A rock. Salutiamo Eric Clapton con Laila, dedicato a Clara, a tutte le donne del mondo. Abbiamo con noi in onda, ricordiamo, Clara. Clara Padovani. Clara Padovani. E volevamo ricordare che Clara e Gigi Padovani sono gli autori di uno
di uno splendido libro. Io mi piace definirlo, dimmi se sbaglio, una sorta di macchina del tempo della gastronomia italiana, è vero Clara? Sì. È un modo di attraversare i momenti significativi più importanti della storia italiana attraverso proprio anche la storia della cucina italiana. 150 anni di gusti, cibi e anche bevande che hanno fatto il Made in Italy. E che ha qualche anno in più, no? Magari si può ricordare, anch'io, cioè io non sono un giovincello, e mi piace ricordare, sto guardando le pagine immagini del tuo libro e anche le immagini che stiamo mandando in onda, e sì, mi vengono con nostalgia i ricordi di quegli spot, di quelle reclame che c'erano in quel momento e di tanti prodotti che adesso non ci sono più. Sì, è vero, guarda, non volevo dire quel nome per non commuovermi, però l'hai detto tu. Sì, è un pezzo della nostra storia, no? Non della televisione italiana, ma proprio storia italiana. Chi di noi, la mia generazione l'ha proprio assolutamente vissuto completamente questo carosello, si andava, i ritmi familiari erano scanditi da carosello che dopo appunto si invitava, i genitori ci invitavano ad andare a dormire, insomma. E poi sono rimasti proprio anche dei modi di dire, ecco, tipici di qualche scenetta, di qualche sketch, tipo io mi ricordo quello di Calindri, no? Contro il logorio della vita moderna. Sì, questo ed altro. Io mi ricordo, è che c'ho scritto Giocondo? Dai, vabbè. Certo, della Ferrero, della Nutella, oppure quello dell'ispettore che non si metteva una certa brillantina in testa e quindi non era particolarmente capace a risolvere i casi più difficili, ecco. Beh, diciamo che la pubblicità fa un po' la storia di noi, no? In qualche modo, perché le reclame aiutano, sono dei punti che uno si fissa nella mente. Sì, e condiziona sicuramente gli acquisti. Diciamo che nel bene e nel male la televisione italiana è davvero stata l'artefice dell'unificazione degli italiani a tavola, perché in questo modo le specialità del nord vengono più velocemente conosciute al sud e viceversa, insomma, diffondono su tutto il territorio. E dicevi che anche i giornali, insomma anche il Corriere comunque negli anni 50 o anche prima, negli anni 30, cominciavano già a parlare appunto del ruolo della donna a casa. Sì, a casa, certamente. Infatti dal 1927 è importante sottolineare un'altra figura femminile, che è quella della pediatra Amalia Moretti Foggia, è una delle prime donne laureate in medicina e in pediatria. Dal 1927, dicevo, inizia una sua molto seguita rubrica intitolata Tra i fornelli per la Domenica del Corriere, e in cui dava dei consigli alle casalinghe con una scrittura agile, semplice, piacevolissima, e si firmava Petronilla perché? Perché non voleva far conoscere appunto che era la pediatra Amalia Moretti Foggia, e con queste sono usciti diversi libri. La cosa curiosa proprio che per molti anni nessuno ha saputo è che a fianco di questa rubrica di cucine ce n'era un'altra dedicata alla salute intitolata Il parere del medico, era firmato con un altro nom de plume, cioè dottor Amal, e nessuno ha mai saputo per tantissimi anni che era lei stessa, tutti pensavano fosse un uomo, perché lo stesso caporedattore del Corriere, della Domenica del Corriere, che le aveva chiesto di non firmarsi col suo nome per appunto fugare quella diffidenza dei lettori verso le donne medico.
Bene, Clara, grazie per aver partecipato qui ad Assaggi Divini. Io ti invito assolutamente di ritornare ospite con noi. Sì, sì, no. Perché volentieri. Se tempi no, qui no. sono un po' scaduti. Poi il tuo libro è spettacolare, il vostro, scusami, dopo Gigi mi picchia. Il vostro libro è spettacolare e abbiamo tantissimi grazie. Spunti che per la nostra trasmissione e vi prenderemo. Vi salutiamo e vi invitiamo a seguirci su assaggidivini.it che sul canale di YouTube che dove potrete trovare. Lo avremo anche la nostra trasmissione. Allora, noi salutiamo Gigi e Clara Padovani. Grazie, e con, e ciao. Grazie mille. Salutando loro, salutiamo tutti i nostri radio e telespettatori e li invitiamo a ricollegarsi con noi al prossimo sabato. Ciao a tutti! Ciao e grazie!